Sai dove vedo Don Orione? Lo vedo in tutte le persone che bussano alla nostra porta e lo riesco a vedere in tutti quegli operatori o quei collaboratori che riescono a chinarsi di fronte alla persona che ha un bisogno. Non è detto che debba avere una cosa grave, basta anche solo la necessità di un abbraccio, la necessità di un sorriso. Ecco, lì dentro, in tutti coloro che riescono a esprimere con un sorriso un conforto, ecco lì dentro c'è Don Orione. Lo vedo ogni giorno, nel cuore e negli occhi del mio prossimo, nella sofferenza delle persone che incontro, ma anche nella gioia e nella felicità delle persone che incontro. Lo vedo nel mio quotidiano perché mi rappresenta molto da vicino, la figura di Cristo. Don Orione, più che vederlo, lo si sente, entra nella nostra vita, ti riempie completamente dal punto di vista spirituale, umano, relazionale e poi non ti lascia più, ti riempie completamente. Io Don Orione lo vedo nella sua opera immensa e sterminata e in questo carisma e in questo spirito che coglie tutti gli operatori e dal quale sono stato colto anch'io. Oggi più che mai lo scopro nella mia quotidianità perché in mia madre, il mio marito, nei miei figli, vivo ogni giorno il mio rapporto che vivo anche con i miei pazienti. Questo per me significa che nel mio lavoro ogni persona potrebbe essere mia madre, potrebbe essere mio padre, potrebbe essere mio marito, potrebbero essere i miei figli. E questo è il calore che mi dà San Luigi Orione, la forza di affrontare qualunque difficoltà e qualunque prova della quotidianità. Dove vedo Don Orione? In ogni sofferenza. Tutti abbiamo una sofferenza, quindi in ogni essere umano, dal bambino all'anziano, al disabile, all'adulto, a noi, tutti abbiamo una sofferenza e quindi lì vedo Don Orione. Allora, Don Orione io lo vedo sempre, tutti i giorni nei miei operatori, perché l'amore, la cura e la capacità di far sorridere un anziano con demenza e di farlo sentire bene, questo penso che sia Don Orione. Quindi ho la fortuna tutti i giorni di vederlo in tutti i nostri operatori, che sempre ringrazio dentro di me e dentro il mio cuore. Io Don Orione lo sento come guida e lo vedo tutti i giorni nel volto dei ragazzi, nel volto degli operatori che lavorano, in tutte le persone che cercano di darsi da fare per migliorare la vita di queste persone. Lo vivo come una guida che mi accompagna giorno per giorno in tutto quello che devo fare e soprattutto nelle difficoltà. Don Orione vive oggi nell'accoglienza, Nella cura, nell'ascolto nella vocazione agli ultimi. E nella gioia dell'andare a compiere la nostra missione. Non tutti sanno che nella Cappella Sistina ci sono due particolari. Un bambino che si pone di fronte alla vita con un occhio solo, cioè con un occhio coperto. E nel giudizio universale c'è un dannato rannicchiato che ha la mano su un occhio. Qual è il messaggio che ne possiamo cogliere? È che l'uomo da giovane, se si pone, si affronta la vita guardandola solo con l'occhio della ragione, escludendo la fede, si ritrova alla fine della vita, ecco, solo con questa esperienza, l'esperienza della ragione, quindi in un certo senso quasi disperato, dannato. E questo è un po' uno dei messaggi che possiamo cogliere.